Buongiorno, abbiamo oggi la compagnia del direttore Gregorio Versa per parlare del progetto Proton Lab e soprattutto delle applicazioni che all'interno del progetto, Buongiorno a voi. buongiorno direttore, sono state create e studiate appositamente per dare un contributo al Museo al Parco Archeologico di Capocolonia e di Crotone. Il dottor Sì. Versa sta seguendo questo progetto quasi dalla nascita, comunque uno dei soggetti più attivi vicino al Cotton Lab. Dottor Versa, che utilità pensa possa avere i prodotti del Cotton Lab per il museo, per il parco archeologico, ma soprattutto per il museo di Capocolonna? Beh, per il Museo di Capocolonna io spero che questa operazione riesca a renderlo ancora più efficiente dal punto di vista multimediale, perché mi sono reso conto che la gente ha bisogno di essere un po' accompagnata nel percorso di visita e il materiale multimediale può essere di aiuto in questo senso. Ovviamente tutta l'operazione va fatta con criterio, con qualità, con attenzione al contenuto scientifico e non deve essere soltanto una bella maniera per presentare le cose, ma deve essere un'occasione per trasmettere conoscenza in una forma diversa. Che cosa l'ha colpito in modo particolare tra i diversi prodotti del Cotton Lab? Quale pensa possa essere più utile o quello che susciterà più curiosità tra i visitatori del museo? Allora, io conto che tutto sia di interesse e che tutto sia utile. Quello che mi preme di più, a cui tengo di più, forse perché l'ho seguito con più attenzione, è questo filmato con la linea del tempo, ma perché è una maniera per introdurre, è servita anche a me alla fine, sforzarmi per capire come raccontare la storia di quel luogo in una maniera sintetica, rapida, attraverso delle immagini, e quindi penso che possa essere un prodotto interessante. E poi è collocato, lo andremo a collocare in una parte, insomma, iniziale del percorso, non lo so, potrebbe abbastanza visibile. Conto, insomma, che possa avere la sua efficacia. Coinvolgiamo anche Lidia La Rocca in questa intervista, che è la coordinatrice di tutto il progetto del Cloton Lab. E restiamo su questo video, che il dottor Aversa ha ribattezzato come la linea del tempo. Lidia, cosa Buongiorno. racconta questo video? Una ricostruzione? Della parte archeologica del parco, che parte dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri. Una linea evolutiva di pochi minuti, quindi abbiamo dato un taglio informativo quasi didattico per mostrare ai visitatori quale poteva essere stata l'evoluzione della storia del parco e avremo delle ricostruzioni come fatte con modellazione 3D. Abbiamo scelto il colore bianco perché è un'ipotesi quella che abbiamo fatto ed è legata agli scavi e agli studi che si sono susseguiti nel tempo con tutte le mancanze scientifiche che purtroppo ci sono e che sono poi evidenti. Quindi più o meno abbiamo cercato insieme al direttore di mostrare quello che poteva essere stato sempre in via ipotetica. Quindi magari se domani si dovessero rifare degli scavi, delle ricognizioni che andrebbero a cambiare la condizione di quello che abbiamo realizzato noi, sarebbe tutto da rifare sostanzialmente perché appunto è un'ipotesi. Però speriamo che sia informativa per le persone che arrivano per capire quello che vedranno poi all'interno del parco, che cos'era stato. Oltre al video abbiamo anche il tavolo interattivo all'interno del museo, con questa applicazione che più o meno dà
l'idea della posizione originaria dei reperti all'interno proprio della ricostruzione 3D del tempio. Dottore Versa, questa è una cosa un po' particolare, non la troviamo ovunque. Quindi vedere un reperto lì e poi cercare di capire, o comunque avere un'applicazione che ti consente di capire dov'era. Sì, io in qualche modo ho chiesto, forse addirittura preteso che si scegliesse questa possibilità di un colore bianco, neutro, che non si aggiungesse nulla di più rispetto a quello che è certo, anche, mi riferisco anche al filmato della linea del tempo, proprio perché la ricostruzione sia il più possibile obiettiva e legata a quello che realmente noi abbiamo trovato e che siamo sicuramente in grado di collocare nella posizione corretta. Ciò, come diceva Lidia Larocca, non toglie che future ricerche potranno implementare e modificare la cosa nel corso del tempo. Ma il bello della ricerca è questo, bisogna anche abituarsi a queste idee. Allora, tra i Ma il tanti mio sogni del sogno. dottor Aversa, quello sulla. Stavamo parlando proprio, no? Di come la nuova tecnologia, e soprattutto questo tipo, la tipologia di tecnologia applicata al Croton Lab, si presta a applicare le modifiche in caso di nuove ricerche, nuovi studi, nuove scoperte. Lei aveva un sogno su questo. Sì, stavo un po' ironizzando su quel sogno, sarebbe quello di poter andare avanti con la ricerca sul terreno e quindi poter aggiornare di volta in volta, frequentemente, questi filmati, questi prodotti, e così noi vedremmo, tra virgolette, crescere questa realtà, questo tempio, questo il santuario, lo vedremmo quasi ricostruire, come se si potesse ricostruirlo andando a ritroso. È un po' in sintesi quello che è l'attività degli archeologi, insomma, Sì. tassello dopo tassello riusciamo a capire sempre di più nel dettaglio e quindi arriviamo realmente alla ricostruzione definitiva. La fruizione dei reperti archeologici, anche ormai dei musei, dei parchi, si basa molto sul racconto. Il Croton Lab mette a disposizione degli strumenti che rendono il racconto un po' più fruibile, forse un po' più moderno, anche utilizzando strumenti tradizionali. Per esempio, dottor Aversa, come ha visto l'idea? Non so se è riuscito, li ha già sfogliati o ha già visto qualche immagine, ma l'idea di utilizzare i fumetti per raccontare Croton e Crotone pensa possa essere un qualcosina di nuovo, di particolare? Allora, il fumetto sì, un po' l'ho sfogliato, questo è uno strumento che dovrebbe avvicinare i giovani, i ragazzi, sicuramente potrebbe aiutare, ma tutte queste forme alternative, diciamo, passatemi il termine, le forme alternative dovrebbero consentire di avere presa su più pubblici. E il problema dei musei alla fine è questo, perché spesso vengono accusati di essere troppo statici, troppo rivolti appunto a coloro che hanno un livello culturale già adeguato alla visita e quindi possono essere troppo, risultare quasi noiosi. Il racconto invece dovrebbe favorire questo, agevolare la lettura e la comprensione anche immediata. Per questo il filmato, come il fumetto, io dico che quando una cosa viene capita anche da un bambino, vuol dire che è comprensibile a tutti. Non perché i bambini non siano all'altezza, anzi al contrario, perché il bambino è molto critico, è molto attento. E se qualcosa non gli torna te lo dice anche. A me è capitato personalmente di trovarmi di fronte a un bambino che mi ha messo in crisi perché io descrivevo un'area archeologica mentre stavo scavando, parlavo di muri, di alzati, di stanze. Questo bambino giustamente non li vedeva perché vedeva soltanto i resti della fondazione e mi ha detto ma dove sono? Quindi ho capito, grazie a questo bambino, ho capito, anzi era una bambina dell'elementare. Ho capito quanto sia importante fare delle correzioni corrette, delle ricostruzioni corrette, perché quello che al tecnico può sembrare scontato non lo è. E Chiaramente. invece al contrario, per converso, bisogna
Bisogna arrivare anche a capire come funzionavano gli edifici, come funzionano gli oggetti, perché poi sono situazioni di uso comune, di vita quotidiana per gli antichi, ma ci danno poi anche dei risvolti ulteriori sul piano filosofico, culturale, più intellettuale o religioso, insomma. È tutto un complesso sistema, e poi il santuario di Capocollonna particolarmente. Restiamo sul racconto. Quanto secondo il dottor Aversa c'è ancora da raccontare su Croton? Cioè in percentuale noi quanto abbiamo raccontato di Croton? Se consideriamo, mi verrebbe da dire solo il 10% abbiamo ricostruito, o comunque una percentuale abbastanza bassa, perché se consideriamo ovviamente non solo Capocollonna, ma tutta Crotone, però abbiamo un'idea, ci sfugge spesso il dettaglio. E allora quando si entra nel tema della ricostruzione, facilmente si possono scatenare delle critiche perché ognuno ha la sua visione, ognuno interpreta a modo proprio in assenza di elementi di dettaglio. E questo che mi spinge e spinge chi vuole arrivare a una comprensione più approfondita. Ad osservare con attenzione, a curare i dettagli, a essere più puntuale. Per tornare alla domanda, sì, in effetti di Crotone, dell'antica città e di tutto il sistema che essa costituiva, noi abbiamo una serie di fonti letterarie, scritte, che ci danno tante informazioni e ci dicono quindi dell'importanza di questo luogo. Ma poi, dato che i materiali, gli oggetti, le situazioni sul campo sono limitate, allora si scatena da un lato la fantasia, dall'altro invece il desiderio di comprendere più possibile in profondità. Bisogna cercare comunque di operare nella maniera corretta, perché Croton, assieme a Sibari, hanno costituito le principali, o comunque alcune delle principali città dell'antico Magna Grecia. Ritorniamo un attimo sul progetto. Secondo lei, che potenzialità o che potenziali evoluzioni può avere il Croton Lab? Perché la paura, dottor Aversa, è che come tutti i progetti poi possa essere lasciato lì. Noi in Calabria a Crotone forse ne abbiamo visti troppi. Ci sono delle potenzialità in questo progetto, delle possibili evoluzioni? Intanto la risposta secondo me dovrà venire proprio dal pubblico, dai visitatori, perché sono loro che ci diranno se funziona, se non funziona. Io non lo so, io non mi rendo conto fino in fondo di quanto possa realmente essere utile e funzionale. Bisogna sperimentarlo e quindi un primo passaggio è questo. E poi dall'altra parte, sì. Come dicevo prima, l'aggiornamento continuo di questi materiali, di questi prodotti, quello sicuramente bisognerà farlo e sarebbe utile farlo. E poi ci vuole molto, cioè, non lo so, è come se la tecnologia ci fornisce gli strumenti pratici per mettere in campo, per attuare la nostra fantasia, non lo so. E appunto è potenziale in sé, lo strumento, è uno strumento che ha una potenza, una possibilità di essere utilizzato. E quindi bisogna verificare poi di volta in volta. Certamente sono, ripeto, sempre i visitatori che poi ti pongono le domande, che ti pongono le richieste, che ti dicono, ti fanno delle obiezioni, ti dicono guarda, ma qui non riesco a capire, allora lo strumento tecnologico è molto versatile e si può prestare meglio di altri a tradurre il concreto e a dare una risposta. In fondo non è la prima volta che noi ci lanciamo come Museo di Capocollonna in questo settore, l'abbiamo già sperimentato in altri casi con la sezione sottomarina, ma di volta in volta ci poniamo delle domande e possiamo trovare nella tecnologia delle risposte. Quindi è un percorso che abbiamo avviato e secondo me col tempo avremo anche ulteriori sviluppi che noi stessi andremo a cercare. In conclusione, torno un pochettino anche sull'attualità. Crotone quest'anno batte il record di navi da crociera, 32 navi da crociera, e chiaramente la meta più gettonata è Capocollonna, parco e museo. Capocollonna diventa complicato raggiungerla se non hai un mezzo proprio e già questo non va, perché in un mondo globalizzato in cui tutti si muovono e possono utilizzare qualsiasi mezzo, bisogna che ci siano
strumenti per arrivarvi. E nello stesso tempo viene vissuto dai cittadini come un luogo che viene utilizzato solo in determinate circostanze, non vissuto quotidianamente. Va ripristinata, o meglio, la relazione tra il promontorio e la città, che c'è sempre stata, anche se è sempre stata vista come un luogo distante, caro ai crotonesi, però distante, perché banalmente perché la strada è una cosa recente, è stata fatta alla fine dell'Ottocento, fino ad allora Capocolonna era isolata proprio, un luogo diverso, altro. Però bisogna ripristinare questo contatto perché gli antichi questo messaggio ci lanciano. Capocolonna fa parte integrante della città, è il luogo più sacro e collegato alla città. Quindi dico banalmente una cosa, spesso nelle immagini si fotografa o solo la città o solo il promontorio. Ancora non ho visto una foto che comprenda entrambi, che faccia vedere quanto Capocolonna è vicina a Crotone. E lo so che è difficile da realizzare perché ci vogliono strumenti forse complessi, però Capocolonna e Crotone funzionano insieme, sono nate insieme e devono rimanere insieme, ecco. Devono mantenere questa continuità e farla sviluppare come una risorsa sempre più importante. Io ho una foto sul mio PC, proprio come desktop, che è una delle foto che ha fatto, che sono state realizzate tramite i droni, che fa vedere proprio Crotone e E il Capocolonna. promontorio, sì. Me la sono scelta stranamente tra le tante bellissime foto che ci sono, ma la sono scelta come desktop proprio perché c'è questo sentimento nei crotonesi. Ma io parlavo dei turisti delle crociere perché sarà già immediatamente, appena installate le applicazioni, un banco di prova. Quindi Ah, certo, sì. sapremo subito se il Crotolab funziona o meno. Allora, non vedo l'ora.